Vuoi vedere come correggo un ritratto? Vieni, vieni. Quindi scusami, tu non dai una mano, diciamo, di base che, su cui poi fai il resto del, cioè il Allora, volto tu lo io lasci. la prima cosa che si fa è stabilite queste indicazioni canoniche, no? Per cui metti qui questo, questo qui, questo sta qui. Sì, Capite le varie queste proporzioni. cose qui di proporzione. E capito anche che. Ah, vedi che è venuto, carino. Al primo Capito? gol, Perché la mano va da sé, cioè a un certo, certo punto perché va l'allenamento c'è, certo. da sé. Allora, una delle cose che va evitata subito è cercare di essere precisi subito. Quello va evitato completamente. Primo perché non è possibile. Secondo perché vengono fuori queste linee che si chiamano linee insistite, che sono A, in genere stai rovinando Brutte, la carta. è E ci stai vero. pestando, 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 per cui non te ne liberi più, no? Mentre io queste impostazioni qui o le faccio con la fusaggine, ok? Allora, la prima cosa che faccio a fusaggine, adesso ho fatto questi segni generali, no? Ho fatto questi segni generali. Io faccio, da dove viene la luce? La luce viene da qui, benissimo. Allora, qui sarà così, qui c'è questo, qui è tutto in ombra, qui c'è un arco del naso, qui c'è tutto il fianco del naso, qui c'è un'ombra, qui c'è questo. Separo di botto Ok, l'ombra, luce e ombra, ok. molto leggero, Va bene. ok? A Dopodiché fusaggine questo. a fusaggine, sì, perché è Poi. morbida, Perché sì? tra virgolette. Allora, fra imparare e l'eccellenza c'è la differenza dell'esercitazione deliberata. L'esercitazione deliberata vuol dire che tu vai a cercare le tue magagne e t'alleni su quelle, Esatto, ok? In quella perfetto. maniera cresci, altrimenti trovi tre o quattro segni che funzionano E fai sempre quelli, e però è continui noioso alla fine. a ricicciare quelli lì. Vediamo un attimo che così non mi dà. Allora, quello che vedo. Sì, allora intanto questi denti non puoi lasciarli così, devi scurire qui e qui. Lo so, ma. Che fai? Prendi. Esatto, li ho provati, venivano troppo scuri. Allora, Con la prendi cancellina mi il. viene uno schifo. Con la gomma pane era meglio, però non me la sono Con lo lasciati sfumino così. non ti funziona? Lo sfumino venivano molto scuri. Come faccio? Con una Lo stiri? 4H? No, Con. con la sporcatura dello sfumino. E veniva scuro. Io Dipende. l'ho. Lo schiarisci un po', lo scarichi un po' e za, za, za. Ce n'è Cioè non appena ci metti più. usi proprio lo sfumino da solo. Sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Non si nota, ma una Oppure velatura c'è. prendi un pennello, lo sporchi appena appena e gli fai quel lavoro lì. Prendi un pennello. Al modello vedi che è più scuro che qui, poco poco qui e qui, per forza Dici, perché va certo a rientrare, perché la muscolatura è lo zigomo che mi dicevi prima? lo zigomo, lo vedi che è più dritto, cioè è più, cioè meno. Allora qui, Meno se guardi curvato. qui è più Ah, chiaro, qui è ok. più, vedi, cioè se li vedi Sì, vicini più lo vedi più. meno scavato dovrebbe. Ah, È sì, meno ok. scavato, Adesso lo vedo, sì. vedi, Cioè, vedi? Qui la c'è, guancia. qui non c'è niente da fare. Questi sono, qui c'è tutta l'ossatura Sì. intorno all'orbita, no? Ah, Allora, sì. questo modello di lì stilizza molto. È una roba fatta così. Vediamo Che se. poi non. Il modello di lì funziona praticamente così. Tu c'hai questa testa, e peraltro sono quegli esercizi che stai facendo sul profilo, quei modelli lì, con cerchio piccolo, cerchio più grande, no? Cerchio più grande, la croce, tutta questa roba qui, l'attaccatura del coso, Ah, sì, ha voglia. tutto questo gioco qui, Ma viene questo. da Lewis e da Rayleigh. Mi Sono due sembra. modelli, funziona così, tu c'hai sto cerchio,
Poi c'hai questo, gli altri due. Questa giunta. Ah, sì. Poi una volta che hai trovato la l'arcatura dei capelli, l'arcata sopraccigliare, cominci ad andare a cercare una serie di linee, no? Come ha messo l'occhio, che le palpebre lavorano sopra delle semisfere. Sì. E questo, se stai lavorando di scorcio, è fondamentale, perché ti permette di capire che l'occhio qui gira in questa maniera e quest'altro addirittura vedi il bianco. Vedi? Non so se riesco. Sì. Ok. Per cui un occhio sta proprio mezzo fuori, cioè qui ci sono le palpebre che girano in questa maniera, poi fa così e gli gira intorno. Sì. E ti evita di cadere nell'errore di standardizzare gli occhi, che è un classico. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.